Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del percorso di formazione Radici e Figure del Pensiero Democratico, questo percorso di formazione politica che il PD Bergamasco, in collaborazione con i Giovani Democratici e la Fondazione Gritti Minetti, ha organizzato per conoscere quelli che sono un po' alcune tra le figure più significative del pantheon culturale dell'eredità politica che sta dietro al pensiero democratico, un po' i valori fondativi che stanno dietro al nostro partito. Questa sera l'incontro è dedicato a La Pira, Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze, persona che abbiamo voluto un po' ricordare con questo titolo, Profeta della Speranza. La figura e l'opera di Giorgio La Pira assumono una straordinaria attualità in una situazione storica in cui la politica si presenta estremamente debole di fronte al potere economico, finanziario e mediatico, lontana dalla vita e dai bisogni dei cittadini. Il contributo che ha offerto La Pira alla politica, sia a livello di riflessione teorica, sia a livello di azione concreta, è rappresentativo della possibilità di una prassi politica impegnata coraggiosamente per il bene comune e caratterizzata da assoluta trasparenza. La Pira sosteneva che, dopo la preghiera, la politica fosse la più alta tra le attività umane, in quanto volta a tracciare un progetto che ha al centro la dignità della persona e il bene della società, in una composizione armonica in cui ogni individuo, quale parte di una comunità, potesse esprimere al meglio i valori terreni, restando sempre aperta alla spiritualità e all'eternità. Prima di avviare il dialogo, permettetemi una breve esposizione dal percorso biografico di Giorgio La Pira. La Pira nasce il 9 gennaio 1904 a Pozzallo, in provincia di Ragusa, in Sicilia, da una famiglia di umili condizioni. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, si trasferisce a Firenze, presso la cui università diventa docente di diritto romano. Si impegna a fondo nell'Azione Cattolica di Giuseppe Lazzati e attraverso la rivista Principi, in pieno regime fascista, pone le premesse cristiane per un'autentica democrazia. Nel 1946 viene eletto all'Assemblea Costituente, ove svolge un'opera di grande rilievo nella Commissione dei 75, in particolare per la formulazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Nel 1947, insieme a Dossetti, che abbiamo conosciuto nell'appuntamento precedente, Fanfani e Lazzati, dà vita a Cronache Sociali, la rivista che meglio ha espresso la presenza cristiana nel difficile processo di rinascita della democrazia in Italia. Dopo una breve parentesi come sottosegretario al Ministero del Lavoro, nel 1951 viene eletto sindaco di Firenze. Ed è in questo ruolo che La Pira metterà in atto coraggiosi progetti amministrativi e sociali, oltre a iniziative straordinarie di carattere politico, anche in campo di politica estera, che poi conosceremo nel corso di questa conversazione. Lascio la parola a Stefano Rossi, responsabile lavoro del PD, per la presentazione dei gentilissimi relatori di questa serata. Grazie mille. Allora, stasera parleremo di Giorgio La Pira con due autorevoli relatori. Parto con il professor Mario Primicerio, che è professore emerito all'Università di Firenze, già ordinario di meccanica razionale presso la stessa università, membro dell'Accademia dei Lincei. Il professor Primicerio ha diretto importanti progetti di ricerca a carattere internazionale nel campo della matematica applicata. È stato, tra l'altro, sindaco di Firenze come Giorgio La Pira dal 1995 al 1999 e dal luglio 99 presiede la Fondazione La Pira. L'altro nostro relatore, lo conosciamo più direttamente, è Filippo Pizzolato, che è professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Padova e di dottrina dello Stato presso l'Università Cattolica di Milano. Pizzolato è da tempo impegnato anche nella formazione sociopolitica dei giovani con l'importante iniziativa We Care che si svolge in provincia di Bergamo. Presentati i nostri relatori, partirei con una prima domanda, partendo con il professor Primicerio.
E partendo proprio da quella biografia che ricordava adesso Daniele di Giorgio Lapira. L'avventura di umana e politica di Giorgio Lapira si inserisce nel percorso di quella generazione che ha attraversato il cosiddetto lungo viaggio attraverso il fascismo, per citare un noto volume di Ruggero Zangrandi. La domanda che ci si può porre è: si può sostenere che l'esempio e la contributo intellettuale dato da Lapira, che non ha partecipato attivamente alla resistenza armata, ma vi ha partecipato attraverso gli scritti e la rivisitazione del pensiero teologico e politico attraverso i suoi scritti sulla rivista dei Principi, sia stato un motivo ispiratore della partecipazione alla resistenza da parte di tanti giovani cattolici fiorentini e non solo, che hanno poi contribuito a definire la rinascita del nostro paese con la lotta resistenziale. Grazie, lascio la parola al professor Pennicelli. Grazie intanto per l'invito e congratulazioni per questa serie di conferenze, di dibattiti che fate sulle figure centrali del pensiero del Partito Democratico, ma forse non soltanto del Partito Democratico. Per venire alla domanda, è chiaro che le strade attraverso le quali la Pira, ma tanti altri, hanno maturato il loro pensiero antifascista, e anche il modo con cui lo hanno interpretato è molto differente. Si va naturalmente da coloro che si sono direttamente impegnati nella lotta partigiana, ed è un capitolo importante anche per la vita di tanti cattolici democratici d'Italia, a coloro che, come Dossetti, di cui avete parlato qualche tempo fa, si sono legati alla lotta partigiana, però senza prendere le armi, ad altri che, con la Pira, hanno svolto la loro lotta principalmente sul piano, diciamo, culturale e di preparazione delle persone. Certo, è stata giustamente citata la rivista Principi. Principi è stata una rivistina che ha vissuto dal 39, dal gennaio al 40, soltanto perché la incultura e la disattenzione della censura fascista non prestò attenzione lì per lì a questa rivistina che, in maniera abbastanza furba, possiamo dire, si presentava come il supplemento alla rivista di Domenica Vita Cristiana. Però, sotto questa apparente posizione di carattere puramente di pensiero, di riflessione, di spiritualità, c'erano presenti delle invettive di una forza incredibile. Penso a quello che scrisse su Principi la Pira dopo l'invasione della Polonia, e vi voglio leggere quello che scrive pochi mesi dopo l'invasione della Finlandia, e dire: come giudicare questa nuova aggressione militare che insanguina la terra di Finlandia come ieri la Polonia? Risponde Sant'Agostino: fare guerra allo scopo di ingrandirsi, sconfiggere e sottomettere gli altri popoli, che cosa è se non un latrocinio in grande? Cioè, con la scusa di citare i santi padri, lei diceva in maniera molto chiara diciamo, a chi voleva intendere. Il numero che fece poi sospendere la rivista aveva come titolo Valore della libertà. E fu un caso che il federale fiorentino, passando di fronte alla libreria in cui la rivista era esposta, si infuriò a morte e pochi giorni dopo la fece chiudere con la scusa della mancanza di carta. E cosa scrivono in quel momento i giornali fascisti? Ecco, abbiamo chiuso un foglio in cui si propagandano i principi della più bell'acqua liberale e democratica. Cioè, quello che per loro erano delle accuse, per noi chiaramente sono delle medaglie che possiamo apporre alla storia dei principi. E attraverso queste riflessioni, attraverso questi pensieri che giravano
Certo, negli ambienti intellettuali, negli ambienti della FUSCI, negli ambienti della Relati Cattolici, alle riunioni di Camaldo, a cui partecipò anche la Pira, e sostanzialmente erano dei colpi di testimonianza contro l'ideologia fascista che non mancarono di avere un immenso valore. Io ho conosciuto, data la mia età, diverse persone che a Firenze si sono formate all'antifascismo proprio a partire dalla lezione di La Pira, non soltanto di La Pira. C'è stato tutto un mondo cattolico in quel periodo che ha fatto sentire da parte sua, pensiamo agli Acta di Urna che Gonella scriveva sull'Osservatore Romano. È chiaro che il fascismo se ne accorse forse in ritardo, per fortuna, anche La Pira dovette fuggire prima a Fontelutoli e poi successivamente in Vaticano, dove, è interessante notarlo, per un certo periodo abitò nella stessa palazzina in cui abitava Monsignor Montini. E lì nacque un'amicizia che è destinata poi a dare frutti anche nel tempo. Passiamo alla prossima domanda che rivolgiamo al professor Pizzolato. Come ha scritto Paolo Grossi, l'opera e il pensiero di Giorgio La Pira sono connotati da un costante assillo architettonico volto a mettere a sistema valori antichi ma capaci di costituire la fondazione sicura di una società democratica e grazie ai quali è possibile orientarsi con sicurezza attorno alla struttura e alla finalità della vita. In questi termini, nei testi pubblicati su Principi, La Pira si propone, come fattore che puntellerà anche la sua ricerca costituente, di far emergere quei punti cardinali, immutabili, propri di una società naturale, perché basati su autentici valori e non sulla tracotanza di un potere dispotico. Questo integralismo assiologico è ancora compatibile con il pluralismo postmoderno insito nelle società contemporanee? Allora, intanto, grazie di questo invito e buonasera a tutti. Diciamo, La Pira, la figura di Giorgio La Pira può sembrare irrimediabilmente fuori tempo, perché appunto una figura così, con un pensiero così architettonico, organico, proteso a stabilire collegamenti tra l'ordine della realtà fisica e l'ordine della realtà metafisica e la teologia, può sembrare in insanabile contrasto con una convivenza che come dire, che è disintermediata ed è non riesce a trovare punti di coagulo, no? Segnata da un pensiero debole. Pensiero, appunto, la domanda sottolinea giustamente questa tensione di La Pira per un pensiero architettonico. Quando ha scritto la Costituzione, lui stesso si è posto dal punto di vista dell'architetto che doveva pensare alle fondamenta e poi appunto a edificare gettare delle solide fondamenta, ma poi edificare un edificio che fosse solido, che avesse una volta che lo abbracciasse integralmente. Questo sicuramente è un suo tratto caratteristico, ripeto, questo legame che a volte ha anche delle punte che possono apparire curiose, quasi paradossali, tra l'orizzonte fisico, quello metafisico e quello teologico. La Pira, ad esempio, ritiene che vi sia una simmetria, persino un parallelismo tra il sistema solare e l'organizzazione sociale. Nei suoi diari addirittura intravede questi parallelismi, quasi come se fosse la ricerca di leggi che regolano l'universo e a cui l'organizzazione della vita sociale dovrebbe tendere, perché
in queste leggi si un po' si manifesta la volontà di Dio, no? Le leggi naturali, che però, attenzione, in Lapira non tolgono la libertà umana, perché in Lapira queste leggi, che sono leggi divine che il creatore ha iscritto nel cosmo, hanno bisogno dell'adesione della libertà dell'uomo, che dunque vi deve tendere, ma è in qualche modo la scommessa della storia quello di tendere. E Lapira vede appunto nella storia l'agire di forze contrastanti, anche nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, e vede proprio un momento escatologico, quasi una soluzione tra le forze del male e le forze del bene. Per cui no, in questa coerenza tra le leggi del cosmo e le leggi con cui deve essere organizzata la società non c'è nessuna scontata adesione. Bisogna costruire da architetti consapevoli questa corrispondenza. E questa importanza per i principi, il Lapira, è svuotata di ogni riferimento retorico. Questo è un punto che mi pare prezioso, perché c'è questo richiamo costante ai principi, ma poi c'è l'afflato altrettanto costante a tradurli poi in norme di organizzazione. Credo che Lapira, anzi sono sicuro di questo, rabbrividirebbe a sentire come spesso la parte della Costituzione dedicata ai principi è staccata dalla parte della Costituzione dedicata all'organizzazione dei poteri. Perché piuttosto appunto Lapira aveva l'idea che i principi avrebbero dovuto tradursi coerentemente in un'organizzazione sociale e istituzionale. Usava spesso questa immagine che traeva da uno storico del diritto, Ten, da un grande storico, Ten, che, per cui le istituzioni dovevano essere la veste della società, dovevano dunque rivestire la società, essere il progetto dell'organizzazione dei rapporti sociali. E questo credo che sia una delle grandi eredità che Lapira ci lascia, questa declinazione dei principi non in termini retorici, avulsi dalla realtà e spesso sospetti di essere usati in maniera strumentale, ma la ricerca tenace di una coerenza tra i principi e l'organizzazione sociale, anche nei suoi aspetti più minuti. E l'altro aspetto fondamentale è questa ricerca di una corrispondenza tra le istituzioni e l'organizzazione del corpo sociale. Qui anche il tentativo di superare questa frattura tra l'assetto istituzionale e l'organizzazione sociale. Questo spesso ha attirato in Lapira l'accusa di organicismo. In realtà Lapira era molto attento a vedere dove scorre la vitalità del rapporto sociale, dove è rivolta l'attesa della povera gente, e a tracciare su queste basi, uso il termine attesa povera gente perché è un termine che è un'espressione che Lapira spesso usava, costruire delle istituzioni che rendessero possibile la risposta a questa attesa e rendessero possibile la partecipazione sociale alla costruzione dell'edificio repubblicano. E io credo che questi due aspetti, il legame tra principi e organizzazione della Repubblica e il legame tra organizzazione istituzionale e partecipazione sociale, sono due insegnamenti che più che mai oggi dovrebbero essere ripresi e tenuti saldamente in conto. Riprenderei la risposta del professor Pizzolato per parlare e introdurre, rivolgendomi sia al professor Pizzolato che al professor Princerio, al periodo costituente di Giorgio Lapira, il suo ruolo fondamentale in Assemblea Costituente nell'impostare la relazione sui principi fondamentali della Costituzione e implementare quella costruzione architettonica di cui si accennava nella precedente domanda, il punto focale su cui si incentra la riflessione di Lapira in Costituente è il legame, i due pilastri che devono costituire il nuovo Stato, dati dalla persona e dal corpo sociale. Persona e corpo sociale che vengono visti da Giorgio Lapira in una reciproca e armonica integrazione, tanto che Giorgio Lapira, utilizzando delle metafore, parla dell'uomo e della socialità dell'uomo
come una sinfonia precostituita o un'architettura predeterminata, che trovano poi una diretta riflessione nell'ambito dell'articolo 2 della nostra Costituzione, nell'impronta personalista che caratterizza e che scorre lungo il testo di, tutto il no, di tutta la nostra legge fondamentale. E il ruolo poi dell'affermazione che la Pira troverà e cercherà di imporre nell'ambito della discussione in Assemblea Costituente sull'affermazione metagiuridica e metapolitica del valore della persona umana, ovvero l'anteriorità della persona umana rispetto allo Stato. E nel discorso di La Pira, nei suoi interventi in Assemblea Costituente, ritorna quell'assioma che poi costituirà la base della nostra Costituzione e dei suoi principi fondamentali, per cui non è l'uomo per lo Stato, come era stato, scusate il gioco di parole, nel periodo fascista, ma è lo Stato che deve essere per l'uomo, essendo l'uomo non più strumento, ma un fine dell'azione del potere. E quindi qui, rivolgendomi ad entrambi i nostri relatori, mi chiedo se non sia questo forse il lascito più duraturo del pensiero di Giorgio La Pira e di tutta la dottrina cattolico-sociale. Abbiamo parlato nello scorso incontro del ruolo anche di Giuseppe Dossetti, in questo senso, nel costituire una progettualità che poi si è concretata nell'ambito della nostra Costituzione. Grazie. Chi comincia? Chi vuole? Se vuoi partire tu, Filippo. Così poi. Va bene, allora sulla questo, allora La Pira effettivamente nella scrittura della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, quella dedicata ai principi, ha avuto un ruolo molto rilevante. È stato relatore ed è stato relatore ascoltato. Questo è un aspetto che mi ha sempre colpito e affascinato, come un uomo così che come dire, anche trasparente nella sua dimensione di fede, diventasse un uomo non sospetto anche a persone che erano di orientamento religioso ideale completamente differente, perché vedevano in lui una sincera, genuina preoccupazione per il bene comune, per le classi popolari. E quindi, diciamo, la sua anche dichiarata, aperta ispirazione religiosa non era avvertita come sospetta. Si riusciva a vedere questa apertura. E uno dei lasciti, appunto, lo ricordava Stefano Rossi, ai quali La Pira ha contribuito, è questo concetto della persona come fine dell'azione dello Stato, per cui appunto si legge spesso che non è più l'uomo per lo Stato, ma lo Stato per l'uomo. E La Pira invocava questo rovesciamento attribuendo a Hegel, diciamo, la responsabilità filosofica di questa tendenza che allora era molto viva alla collettivizzazione della vita sociale o alla trasformazione di quelli che per La Pira erano enti di relazione in ipostasi, cioè immaginare che lo Stato potesse avere una vita autonoma e indipendente rispetto a quella dei suoi cittadini, cioè immaginare che lo Stato sia una collettività che abbia una vita e una dimensione spirituale superiore a quella dell'uomo. La Pira invece in fedeltà all'insegnamento di Tommaso d'Aquino, che era la sua più immediata ispirazione, insiste sul fatto che lo Stato, così come tutte le altre istituzioni, sono solo enti di relazione, cioè sono forme dell'organizzazione sociale e istituzionale al servizio della promozione della persona. Qui certamente il principio personalistico è una presa di distanza dall'errore di Hegel, così lo definiva La Pira, che si era tradotto allora e si stava traducendo nei totalitarismi di ogni marca. Però bisogna fare attenzione a una cosa, perché questo è un aspetto che noi potremmo dire in qualche modo quasi scontato, potremmo dire. Ma c'era l'altro errore che La Pira nelle sue riflessioni sottolineava, anche in Assemblea Costituente.
accanto all'errore di Hegel, cioè al totalitarismo, c'era l'errore che lui sintetizzava come l'errore di Rousseau, cioè immaginare che la vita sociale fosse da ridursi a un moto di atomi, cioè a una dinamica interindividuale, come se solo l'individuo fosse il soggetto della storia. Ecco, mi pare che in La Pira, appunto, l'idea di persona ha dentro questa dimensione del legame, della relazione, che poi diventa l'autonomia delle formazioni sociali, il ruolo dei corpi intermedi nell'architettura di una repubblica in cui la democrazia non sia solo democrazia politica, ma diventi una democrazia che si radica nella società, che diventa partecipazione sociale e partecipazione economica. Questo è un aspetto della riflessione di La Pira che potrebbe apparire molto messo in crisi dall'evoluzione storica. No? Noi viviamo il tempo che i sociologi descrivono come quello della disintermediazione, della società liquida, in cui cioè quelli che venivano definiti corpi intermedi sembrano liquefatti. E dunque la società sembra ridursi a quello che La Pira guardava come un incubo, cioè una dinamica competitiva tra individui che soli si rapportano rispetto all'autorità politica, cioè come se si fosse realizzato in qualche modo l'incubo di Tocqueville e l'errore di Rousseau, una società in cui solo gli individui al cospetto del potere. Io credo che diciamo La Pira, l'immagine di La Pira e il principio personalistico non siano, come dire, revocati in dubbio dall'organizzazione sociale. Certamente noi assistiamo oggi a uno svuotamento delle tradizionali architetture sociali, questo è indubbio. Basta vedere i dati sull'adesione ai partiti, sull'adesione ai sindacati, cioè noi vediamo tradizionali contenitori della partecipazione sociale che si sono svuotati. E da qui traiamo l'impressione, un giudizio un po' connotato da un pessimismo decadente, che non c'è più partecipazione, che la società della disintermediazione è una società in cui non c'è più partecipazione e dunque dobbiamo rassegnarci all'atomismo sociale. Io invece credo che tenendo ferma l'architettura democratica della Costituzione italiana, forse bisogna essere più attenti ai germogli della partecipazione sociale laddove ancora oggi fioriscono. E a me pare questo un aspetto importante. Io credo che la disintermediazione non sia assenza di partecipazione. Lo è se noi cerchiamo la partecipazione da dove è uscita. Mentre la possiamo vedere in contenitori forse molto più frammentati, molto più deboli. No? Il pedagogista bergamasco Ivo Lizzola parla di legami fragili. Questa è una società, la nostra, che non ha più queste architetture complesse, pensiamo al legame familiare. E tuttavia, accanto a questa apparenza di una forte disintermediazione, si possono cogliere semi e germogli di una partecipazione molto viva. Ad esempio i comuni sperimentano i patti di collaborazione, cioè i legami con i cosiddetti cittadini attivi. C'è un'esplosione del volontariato, significativamente individuale, c'è tutta una ricchezza di generosità che operano nel versante sociale. Ecco, io credo che se vogliamo prendere sul serio l'architettura democratica della Repubblica, bisogna accompagnare questi germogli che, se vogliamo, sono ancora deboli, fragili, di partecipazione sociale alla loro istituzionalizzazione. Questa è, credo, la sfida che La Pira oggi ci lancerebbe. Non quello di un giudizio affrettato di condanna verso legami deboli, ma quelli di accompagnarli a prendere voce, a prendere forma e a assumere una veste istituzionale. E penso che allora, come oggi, una grande risorsa sia il campo delle autonomie sociali e anche le autonomie istituzionali.
Io assisto sempre con grande preoccupazione all'abbandono da parte di pressoché tutte le forze politiche del tema delle autonomie territoriali. Non c'è più una forza politica che nel dibattito politico nazionale difenda l'architettura autonomistica della nostra Repubblica. Sono diventate chi più chi meno tutte centralistiche. E io credo che invece proprio un tempo di partecipazione così molecolare, così frammentata, ha bisogno di investire sul livello più istituzionale, più vicino al cittadino, proprio in adesione a quel principio di sussidiarietà che alla Pira era, per la Pira era un'ispirazione fondamentale. È quel livello, il livello del comune, che ancora può mettere in circolo, mettere in rete queste energie partecipative che ci sono. E io credo, appunto, ritorno su questo punto, abbiamo bisogno di ristabilire un nesso di senso tra architettura istituzionale e partecipazione sociale. Questo è, credo, il progetto che noi seriamente dobbiamo prendere in mano per essere fedeli alla Costituzione. Ristabilire un canale di senso tra istituzione e partecipazione sociale, perché purtroppo è innegabile che dentro le nostre istituzioni non scorre più vitalità democratica. E ce ne accorgiamo perché quando il legislatore nelle varie spending review taglia canali di partecipazione, gli ultimi a lamentarsene sono i cittadini, perché questi canali istituzionali non sono avvertiti come vera occasione di partecipazione, ma come luoghi di potere. E dunque il taglio di alcuni luoghi di potere sembra non sembra essere un dimezzamento della democrazia, una ferita per la democrazia. Per cui, insomma, io credo che la Pira abbia ancora veramente molto da insegnarci. Basta uscire dalla retorica dei principi, dal loro immobilismo e coglierne la loro possibile traduzione storica, che la Pira era tomista. E non dobbiamo dimenticare che per il tomismo i principi sono il fine, dunque richiedono costantemente uno sforzo di mediazione storica per approssimare oggi quel fine. Non sono espressioni di immobilismo, non sono i valori non negoziabili che cristallizzano la storia, ma sono obiettivi verso cui tendere e che hanno bisogno dell'intelligenza storica e del discernimento dei tempi. Per essere fedeli alla Pira oggi bisogna guardare le forme della partecipazione sociale e ridisegnare le istituzioni a partire da questo. Grazie, professor Primicerio. Se vuole... Tanto poche parole, sono totalmente d'accordo con quanto è stato detto. Sembra un'esposizione lucidissima della questione della trapposta. Io aggiungo qualche parola soltanto, diciamo, a livello di testimonianza. Cioè, il fatto che talvolta si tenda a presentare la Pira come un imperialista, un fondamentalista. La Pira invece è la prova evidente che un'identità forte non è contrapposta, non è in contraddizione con una tale altura al naro. Un po' francese che dice una frase molto bella, dice: sono gli animali senza spina dorsale che hanno bisogno di circondarsi di un guscio. Quindi, al contrario, un'identità forte, cioè la spina dorsale forte, è automaticamente la caduta di tutti i gusci. Quindi il dialogo come frutto dell'identità, e dal dialogo nasce la necessità dell'impegno anche nella politica. È strano pensare a un La Pira che effettivamente era un contemplativo in un certo senso, no? Che si trova sbattuto quasi per forza nella politica. Qui forse vale la pena citare una frase che lui scrive nel 1945, quando era ancora al Vaticano, e dice: il nostro piano di santificazione è sconvolto.
Noi credevamo che bastassero le mura silenziose e l'orazione. Credevamo che chiusi nella fortezza interiore della preghiera, noi potevamo sottrarci ai problemi sconvolgitori del mondo. E invece, no Signore, eccoci impegnati in una realtà che ha durezze talvolta invincibili. Non si dica quella frase così brutta che la politica è una cosa sporca. No, l'impegno politico, cioè l'impegno diretto alla costruzione cristianamente ispirata della società in tutti i suoi ordinamenti, è un impegno di umanità e di santità. Paolo VI dirà qualche anno dopo: se si vuole bene alle persone, oggi bisogna fare politica. In altre parole, la politica non è un optional, specialmente per il cristiano, ma in generale. La politica è un qualche cosa, è, la Pira dice in un altro suo passo, è l'impegno più alto subito dopo quello della contemplazione. Restiamo sul professor Primicerio con la prossima domanda, che riguarda un po' il cattolicesimo riformista, nel cui alveo poi si inserisce a pieno diritto Giorgio La Pira. Nel ricordarlo, appunto, il cardinal Carlo Maria Martini ha sostenuto che La Pira rimane, anche in tempi assai diversi dai suoi, attualissimo maestro di penetrante discernimento spirituale, insegnando a decifrare l'anima del tempo, la direzione e i movimenti profondi della storia. È noto infatti il dialogo, il carteggio che La Pira ebbe col cardinal Montini, il futuro Paolo VI, e con lo stesso Papa Giovanni XXIII, a cui siamo evidentemente legati per territorialità. Ed è in questo contesto che si situa il monito rivolto anche alla Chiesa affinché si contaminasse con le nuove visioni. L'incontro è ineluttabile, ammoniva in cristianesimo e mondo moderno. Cultura, economia, strutture sociali, politica, diritto cercano una misura ed un ordine che solo il cristianesimo possiede. Ed il cristianesimo cerca una cultura nuova, una nuova economia, un nuovo ordine sociale, una politica nuova ed un diritto nuovo. E questa novità di tutto l'ordine temporale gli viene offerta dal mondo moderno. Ma sembra forse un po' ardito, però da questo passo che abbiamo ascoltato si potrebbe affermare quasi che La Pira fosse un precursore del Concilio, ovvero colse prima di altri l'evangelico segno dei tempi, quella categoria che da tempo era smarrita, ma è stata poi recuperata e riutilizzata come principio ermeneutico e guida sicura per l'azione da intraprendere in vista delle realizzazioni messianiche. Quindi la domanda al professor Primicerio è un po' la seguente: La Pira è un precursore del Concilio Vaticano II. Intanto il professor Primicerio lo ascoltiamo, non lo vediamo in quanto abbiamo avuto qualche problema di connessione, però direi che si sente bene, quindi continuiamo magari in questa modalità. Bene, la domanda è bella, bellissima. Diciamo un po' ardita, come dicevi, nel senso che certo l'anticipazione della stagione del Concilio è un qualche cosa che attraversa tutta la Chiesa. La Pira ne è l'espressione, come Giovanni XXIII ne è colui che è riuscito a percepirla attraverso nella Chiesa e ne ha dato corpo in questa grande, grande evento di carattere mondiale, non soltanto per la Chiesa, che è stato il Concilio Ecumenico. Sì, certo, il metodo di Papa Giovanni del vedere, discernere e agire è un metodo
straordinariamente importante per chiunque voglia fare, in particolare per chiunque voglia fare politica. Cioè, cogliere quello che, come tu giustamente tu dicevi, sono i segni dei tempi. La Pira diceva, noi abbiamo bisogno di leggere la storiografia del profondo. Cioè qualcuno ha detto che la testimonianza di La Pira significa lettura globale della storia dal punto di vista di Dio. Anche questa è una frase molto, molto ardita. Ma se noi pensiamo che già negli anni 50 La Pira convoca a Firenze dei convegni che hanno dei titoli straordinari e che anche oggi mettono quasi i brividi, profezia e storia, speranza teologale e speranze umane, cultura e rivelazione. Cioè, insomma, la finalità della storia, che è quella di raggiungere lo shalom del Padre, in cui Cristo, come dice, quando sarà sollevato da terra, attirerà tutto a sé, è quello che fa capire, al di là degli eventi del momento, fa capire una visione della direzione in cui va la storia. Questo non vuol dire messianismo, diciamo, utopistico nel senso deteriore della parola. Vuol dire avere la visione di come, del significato degli eventi di cui noi siamo testimoni. E di conseguenza, soltanto se abbiamo questa visione, possiamo decidere come, naturalmente nella nostra libertà e anche nella nostra fallibilità, come intervenire per andare nella direzione scelta. Diceva La Pira, dobbiamo anche noi dare una mano a Cristo che, ascendendo al Padre, attrae tutto a sé. Vede, La Pira scrive ancora questo: la divinità di Cristo e la sua resurrezione illuminano la storia, ne fanno scorgere il senso profondo, ma non ne eliminano, non ne annullano gli autonomi meccanismi. Quindi l'essenza della politica sta nella visione. Una politica è tale soltanto se ha visione, cioè se è capace di meditazione da una parte e di concretezza dall'altra, che non sono due aspetti tra loro contrastanti, ma sono l'uno complementare dell'altro. Allora, grazie al professor Primicerio. Tecnicamente però, visto che noi teniamo la cam spenta per non consumare, se vuole riaccendere la sua mentre parla, secondo me si sente comunque in maniera più che idonea. Comunque passo all'ulteriore domanda, sempre rivolta al professor Primicerio e con una integrazione poi da parte del professor Pizzolato. Parliamo dell'esperienza importante e forse la più viva e concreta svolta dal professor La Pira. Nel 1951 viene eletto sindaco di Firenze, e l'esperienza in cui dimostrò che il momento della riflessione teorica di cui abbiamo parlato finora non va mai disgiunto da quello dell'azione politica. La Pira si trovò di fronte nel primo dopoguerra, ad problemi di grandissima importanza: la mancanza degli alloggi, gli sfratti, la disoccupazione, la povertà endemica anche a Firenze. E questi problemi furono affrontati dalla Pira da un lato con grande pragmatismo. Si pensi a un provvedimento come quello della requisizione degli alloggi che gli dispose nel 1952. Dall'altro con visione, con un grande progetto ambizioso di edilizia popolare, ad esempio costituito dalla creazione del quartiere satellite dell'Isolotto.
Al contempo, la Pira non guardò solo agli aspetti sociali dal punto di vista di interventi puntuali, ma guardò anche oltre, e l'episodio forse più significativo, ma anche più discusso, anche a livello storiografico, del mandato di La Pira, riguardò l'intervento che gli fece sulle officine meccaniche del Pignone nel 1953 e la scelta del sindaco La Pira di schierarsi dalla parte degli operai contro le rappresentanze degli industriali e anche da un certo punto di vista contro il suo stesso governo e l'allora ministro del lavoro Fanfani, con cui aveva collaborato in assemblea costituente. L'opera di La Pira come sindaco in queste circostanze, con questi interventi, è espressione delle istanze sociali di quel cattolicesimo riformista di cui egli era espressione. Ma al contempo, chiedo al professor Primicerio, anche per la sua esperienza di sindaco, questo programma che poi La Pira condensò nel saggio che ha citato anche il professor Pizzolato, L'attesa della povera gente, può essere oggi di insegnamento alla classe politica che di fronte al potere, alle sfide dell'economia globalizzata, sembra quasi disarmata sia intellettualmente che materialmente? La può anche riaccendere il video se volete. Comunque, in ogni caso, sì, certamente l'esperienza di sindaco per La Pira è un passo fondamentale. Praticamente è una prosecuzione ideale del suo impegno nella Costituente. Nella Costituente abbiamo visto che La Pira è colui che scrive, che contribuisce in maniera sostanziale a scrivere gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, dove si parla dei diritti di cittadinanza. Allora, un sindaco che non si interessa della povera gente, come diceva poco fa Pizzolato, è come un lupo, scrive La Pira, che per paura, è come un pastore, scusate, che per paura del lupo abbandona il gregge. Cioè, il sindaco è sindaco di tutti, ma in maniera particolare è sindaco di coloro che non hanno la voce abbastanza grossa, abbastanza forte, di far valere i propri diritti. E quindi vedete, come citavi nella tua domanda, è una cosa naturale per La Pira impegnarsi per alcuni dei diritti fondamentali di cittadinanza, il diritto alla casa, che significa un impegno immediato nella requisizione degli alloggi sfitti, su cui si scatenarono le ire di tutti i giornali cosiddetti ben pensanti, e più tardi la difesa del diritto al lavoro con l'appoggio agli operai che avevano occupato la Pignone. A questo proposito vi leggo una frase che La Pira scrive a Fanfani, suo grande amico, lo citavi proprio un attimo fa, che lo aveva rimproverato di aver in qualche modo avallato questa azione illegale degli operai che avevano occupato la fabbrica. E lui scrive, la leggo, è una citazione un pochino lunga, ma credo che valga la pena leggerla per intero. Quando ci ripenso, resto davvero stordito. È possibile tutto questo? In questo nostro paese, dopo 10 anni di regno politico all'insegna di C, fra i potenti ed i deboli la scelta è per i potenti. Fra i pochissimi industriali, una ventina, e i milioni di lavoratori, la scelta è per i pochissimi industriali. 20 uomini ricchi, forse corrotti, comunque corruttori, perché hanno in mano la stampa, a quel tempo non c'era la televisione, e se ne servono per i fini della più manifesta ingiustizia, comandano al governo, al Parlamento, al Paese. Ogni tanto, dice La Pira a Fanfani, di cui era grande amico, tu ti ricordi anche di essere ministro degli interni, ma allora, proprio allora, io mi sento staccato.
riprendo la mia libertà totale, la mia permanente franchigia di uomo che non ha mai chiesto di essere dove è, e mi sento libero, anarchico, a Dio solo soggetto. Sindaco, neanche per Inea, prefetti, ministri, non contano nulla se la loro posizione contrasta con gli ideali per i quali soltanto posso spendere la mia energia e la mia interiorità. E allora forse, leggendo questa frase, scusate per la citazione lunga, ma penso che ne valesse la pena, leggendo questa frase forse ci rendiamo conto che, come ha detto Papa Giovanni Paolo II, come ha ripetuto anche il Papa Francesco, bene, queste parole, questi atteggiamenti ci fanno pensare, sono quanto mai attuali. Un ultimo appunto sui diritti di cittadinanza. Ce n'è un altro, forse anche due, ma forse di questo parleremo, del secondo parleremo più tardi. Ce n'è un altro che è il presupposto di tutti gli altri, cioè il diritto alla politica. E io credo che la difesa del diritto alla politica, la difesa della partecipazione delle persone alle decisioni che riguardano il proprio futuro sia un qualche cosa di fondamentale, che non si può barattare neanche con qualche ristoro o con qualche moneta sparsa a pioggia. Grazie al professor Primicerio. Chiedevo al professor Pizzolato sulla radicalità di questa posizione di Giorgio La Pira, che dal piano assiologico delle grandi dibattiti in assemblea costituente passa alla carne viva della società nel suo ruolo di sindaco, senza dimenticare quei valori, quei principi che sono il fine, che si erano fatti espressione nell'ambito dei valori, dei principi dell'assemblea costituente. Io credo che La Pira avesse proprio un'ansia di testimonianza e anche di traduzione concreta, appunto, come hai detto tu, nella carne della gente, dei principi della Costituzione repubblicana. Non è un caso, credo, che sia La Pira sia Dossetti sono impegnati nella veste di sindaco La Pira, di candidato sindaco a Bologna Dossetti, perché in qualche modo il livello cittadino è il livello in cui questa forma di democrazia sostanziale, come la chiamava Dossetti, poteva tradursi concretamente. Ancora oggi il livello locale è il livello che può sperimentare questa continuità della relazione tra le istituzioni e la partecipazione sociale. Quello che da noi è diventato un livello minore o una scena marginale del palcoscenico della politica, invece per questi autorevoli interpreti e anzi redattori della Costituzione, era il margine, era la scena principale in realtà. Nelle città prendeva corpo il progetto di una democrazia partecipativa. Questo secondo me è un tema che va tenuto presente, che io trovo di grandissima attualità. Ad esempio Dossetti, nella sua campagna elettorale, rivelatasi poi perdente a Bologna, aveva steso con il sociologo Ardigò un progetto di democrazia partecipativa nei quartieri che è pionieristico, che, come dire, che anticipa di 50 anni i disegni della democrazia partecipativa che oggi si stanno introducendo. L'altro aspetto che giustamente il professor Primicerio ha sottolineato e su cui voglio fare una chiosa è l'importanza del lavoro che La Pira persegue anche nella sua veste di sindaco, no? Per cui vedete che la sua posizione di sindaco non è colto solo come anello di una catena di poteri, dunque paralizzato in qualche modo dalle attribuzioni scarse che il comune ha per quanto riguarda la sfera economica, i rapporti economici,
ma il sindaco agisce in nome e per conto della comunità locale e all'interno della comunità locale soprattutto della povera gente, cioè le parti della comunità locale più vulnerabili, più fragili. L'attenzione al lavoro poi, che come sappiamo è il principio su cui si regge la democrazia nella nostra Costituzione, su cui si è fondata la Repubblica Democratica, conferma l'ispirazione personalistica e l'idea, cioè che la costruzione della Repubblica non può fare a meno dell'irripetibilità di ognuno. Questo è quello che è ancora racchiuso nel principio di sussidiarietà che la Pira non evoca in quanto tale, ma che traduce in fondo nella fiducia, nella irripetibilità di ogni persona. La Pira ha questa idea che nessuno può essere sacrificato, nessuno è inutile. Sarebbe stato in forte sintonia con la insistenza del Papa contro la cultura dello scarto, che trasforma alcuni uomini in inutili rispetto all'organizzazione economica e politica. La Pira, il primato del lavoro è la fiducia nel fatto che ogni persona può dare, ha una vocazione sociale che è irripetibile ed è importante per l'edificazione della convivenza. Questi, diciamo, un altro aspetto che terrei presente è la centralità del lavoro e mi chiedo se le forze di ispirazione cattolica, ma anche le forze di sinistra, siano state fedeli a questo principio con questo significato profondo di partecipazione dei cittadini alla costruzione della Repubblica e l'attenzione alla dimensione locale, che non è attenzione a un particolarismo richiuso, ma è anzi è occasione di apertura alle sorti dell'umano. Nella città io difendo il lavoratore, difendo la classe disagiata, difendo il povero e dunque creo le condizioni di una giustizia sociale che ha un'apertura alla dimensione universale. La prossima domanda che rivolgo ancora al professor Pizzolato e in seconda battuta anche al professor Primicerio è un po' sulla politica estera di La Pira, che sappiamo era un tema che certamente portava nel cuore. In particolare un tema di politica estera che è ancora molto molto attuale e che viviamo da vicino, essendo nella penisola italiana. La Pira infatti afferma in una lettera al presidente egiziano Nasser che il Mediterraneo può diventare davvero, se pacificato, lo spazio più luminoso della Terra. Nella visione dell'allora sindaco di Firenze, che recentemente è stata ripresa dal presidente della CE, il cardinal Bassetti, in un articolo sull'avvenire, il Mediterraneo è una sorta di grande lago di Tiberiade che si estende tra i tre continenti dove si è diffuso inizialmente il messaggio evangelico e che in particolare unisce l'Europa al vicino, al Medio Oriente, che è la patria delle tre grandi religioni monoteistiche. La massima espressione di questo ideale di unità nel Mediterraneo furono appunto i quattro colloqui mediterranei tra il 1958 e il 1964, con numerosi protagonisti delle vicende mediorientali dell'epoca, quindi dal re del Marocco Maometto V al patriarca di Costantinopoli Anassagora. Ora che le sponde del Mediterraneo hanno vissuto profondi cambiamenti a partire dalle primavere arabe che hanno un po' sconvolto le rive di questo nostro mare fino ad arrivare alla Turchia gli sviluppi sono davvero recenti in questo caso. L'esempio di La Pira può essere ancora valido per recuperare la centralità geopolitica dell'Italia quale promotore attivo della pace e della stabilità nel Mediterraneo? Professor Pizzolato e poi Primicelli. Io non mi soffermo principalmente sulla questione del Mediterraneo, sui conflitti che hanno insanguinato questo mare e sulle vicende che ancora oggi, come sappiamo, sono tutt'altro che risolte.
Voglio soffermarmi su alcuni aspetti che traggo sulla scena internazionale dalla presenza, dalla storia di La Pira e su quello che da lui ancora potremmo trarre. Intanto l'idea, che mi pare anche in questo caso in sintonia con quella di Dossetti, con l'impostazione di Dossetti, che l'ordinamento internazionale è un ordinamento originario. Questo è un aspetto che forse soprattutto i giuristi colgono, ma spesso, ancora oggi, l'ordinamento internazionale è visto come un ordinamento derivato, che nasce cioè dall'accordo tra stati. La scena internazionale è la scena popolata da questi attori, da questi soggetti che sono gli stati. Beh, La Pira invece, e con lui Dossetti, crede che la dimensione internazionale è una dimensione della persona e dell'impegno della persona. E dunque il fondamento dell'ordinamento internazionale è in qualche modo lo stesso fondamento dell'ordinamento locale e dell'ordinamento statale. La persona e il suo bisogno di relazione, di costruire alleanze, di costruire società. Questo è un primo aspetto e dunque il personalismo, che è appunto la valorizzazione di questa dimensione relazionale che è costitutiva della persona, spinge l'uomo a costruire legami, a costruire rapporti oltre la soglia della statualità, che non è più il confine ultimo riepilogativo della società umana, ma diventa uno degli approdi verso da cui si parte per legami ancora più ampi. Questo si vede bene nella Costituzione, no? Soprattutto l'articolo 11. E l'altra cosa che trovo estremamente interessante, per venire più specificamente alla domanda, che La Pira conduce una sorta di politica estera, di diplomazia dalla città. Dalla città non ha bisogno di essere nel ministero, non ha bisogno di essere alla Farnesina per impegnarsi per relazioni estere, ma dalla città conduce una specie di diplomazia civica, diventa Firenze un luogo di dialogo, di confronto, la politica estera della città, perché anche la città è luogo, anzi soprattutto la città può essere luogo di incontro, di dialogo incarnato tra popoli. Teniamo presente che La Pira, proprio nell'esperienza di sindaco a Firenze, è uno degli artefici dei gemellaggi. Ora, i gemellaggi sono diventati quasi una caricatura, quasi un gioco, una banalizzazione, ma i gemellaggi hanno dietro invece un'idea molto profonda che La Pira ha incarnato, cioè l'idea che anche l'Unione Europea, l'Europa Unita, possa essere costruita non solo attraverso i rapporti tra i governi, tra le sovranità dello Stato, ma intessendo relazioni tra le persone, tra le comunità. E dunque gli enti territoriali dovevano essere promotori della costruzione dell'Unione Europea. E Giorgio La Pira è stato, nella sua veste di sindaco di Firenze, uno dei promotori di questa dimensione di abbraccio tra le città che, di nuovo, si legava alla sua idea che ogni città avesse una sua vocazione. Questo è un aspetto, di nuovo, veramente interessante, cioè l'idea che il pluralismo, così come il pluralismo delle persone nel lavoro, anche il pluralismo delle città, è valorizzazione delle differenze, come se ogni città avesse una sua vocazione che possa portare al concerto delle città del mondo un apporto irripetibile. E questo è un po', mi pare, molto coerente, senza voler forzare troppo il collegamento, ma mi sembra molto coerente anche con quello che ha scritto Papa Francesco nell'enciclica Fratres Omnes, in cui usa l'immagine del poliedro, cioè di una globalizzazione che non proceda per egemonie culturali di una parte, ma che sia il luogo in cui le differenze possono illuminarsi a vicenda. E questo mi pare che fosse anche l'immagine della comunità internazionale a cui La Pira ha voluto contribuire e che aveva al centro, appunto, di nuovo le ragioni e i bisogni della povera gente, ma non nell'ottica dell'omologazione culturale. Questo credo che avesse anche, lo ricordava prima rispondendo a una domanda del professor Primicerio, credo che
avesse anche alla base un'ispirazione religiosa. Io credo che nel cattolicesimo democratico che la Pira in qualche modo ha incarnato e che forse più fortemente hanno incarnato Dossetti, ancora di più forse Lazzati, c'era l'idea che in qualche modo una visione ermeneutica, no, della verità, che la verità dall'uomo è attingibile nell'incontro con l'altro e col diverso. Questa è l'idea che non vede nel pluralismo una rinuncia alla verità, non vede nel pluralismo un cedimento relativistico. Il relativismo è indifferente alle differenze, è indifferente. Invece l'apertura al pluralismo ha questa ispirazione religiosa, è l'idea che solo nell'incontro con l'altro sia possibile all'uomo approssimare la verità. È una via ermeneutica la verità che in qualche modo è anche una via che valorizza i diversi punti di vista, quello che Panikkar chiama il pluriversum. Io sottoscrivo entusiasticamente realmente tutto quello che ha detto il professor Pizzolato, specialmente quest'ultima parte. E da questo punto di vista è interessante ricordare anche l'amicizia e la corrispondenza che la Pira ebbe con Martin Buber, il quale proprio dal dialogo, dall'incontro con l'altro, fa scaturire anche la miglior conoscenza di sé. Ancora una volta l'identità non è contrapposta al dialogo e giustamente, come diceva il professor Pizzolato, questo discorso vale per gli individui, per le persone meglio, come vale per gli stati. La pace, voi forse ricordate il generale von Clausewitz che diceva la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai generali. Ecco, noi forse oggi potremmo dire che la pace è una cosa troppo seria per lasciarla fare soltanto alle cancellerie. La Pira ha voluto interpretare questo discorso della collaborazione di tutti alla costruzione della pace, inaugurando quella diplomazia delle città di cui parlava poco fa il professor Pizzolato. E per terminare vorrei dire che come alla base dei diritti di cittadinanza a livello individuale esiste il diritto fondamentale alla politica, così alla base di tutti i diritti per gli uomini, per le donne, per le persone, per gli abitanti di questo pianeta, come per le nazioni, e la Pira diceva le nazioni passeranno, le città resteranno, per tutti questi esiste il fondamentale diritto alla pace. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro incontro con la scoperta della figura di Giorgio La Pira. Io voglio ringraziare particolarmente il professor Mario Primicerio, il professor Pizzolato per i loro contributi attorno appunto a questa figura complessa che davvero ha toccato tanti, tanti campi, la politica estera, la visione di città, la Costituzione, i valori costituzionali, per cui credo che in questo spazio siamo riusciti bene a ripercorrere un po' tutte queste tematiche. Ringrazio anche Stefano Rossi per l'organizzazione, per avermi, insomma, essersi alternato con me nel porre domande ai nostri relatori. Noi vi diamo appuntamento al 23 di aprile, parleremo della figura, un'altra figura eminente direi, che è Enrico Berlinguer, sarà nostro ospite in collegamento Walter Veltroni, quindi direi un altro appuntamento molto ricco da non perdere. Ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento al 23 di aprile. Grazie e grazie anche ancora di nuovo a chi è intervenuto. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie. Un saluto caro al professor Primicerio.